Mi auguro che dopo questo scempio possiamo avere un'ampia piazzetta con dei giochi per bambini e ragazzi che di domenica qui si incontrano e vivono un po' all'aria aperta e alla natura che ci circonda. Abbiamo anche un fiume che è bellissimo e che vorremmo tranquillamente viverlo in una maniera più pulita. Da discarica ad aria verde, e questo il sogno dei residenti di Via Calvanese. La speranza è che quell'area di proprietà del demanio antistante l'impianto di depurazione comprensoriale Scafati Sant'Antonio Abate possa diventare un luogo di ritrovo per i cittadini della zona. Dopo anni di battaglia sono stati mossi significativi passi in avanti. La determinazione dei residenti e la caparbietà e lo spirito di iniziativa dei combattivi esponenti del Movimento 5 Stelle hanno dato i primi importanti frutti. A fine febbraio, infatti, è stata avviata la bonifica dell'area. Le ditte specializzate sono al lavoro per rimuovere le tonnellate di rifiuti che negli anni si sono accumulate in quell'angolo di territorio, a pochi passi dai campi. Un traguardo raggiunto dopo mesi di battaglia e denunce. Questa è la vittoria di cittadini supportati tecnicamente e giuridicamente da altri cittadini. Non è nessuna vittoria politica, ma solamente una vittoria dei cittadini. Infatti questi cittadini erano da 4 anni che vivevano questo sogno, lo desideravano e mai ci riuscivano. La politica è sempre era latitante in questa zona da anni, come lo ha detto anche la signora. Finalmente vediamo realizzato un sogno. Ecco, voi in che modo vi siete mossi anche come movimento per aiutare e sostenere queste persone che insomma da soli forse non riuscivano a far sentire la loro voce? Allora, con protocolli, azioni mediatiche e infine una denuncia alla Procura della Repubblica, supportata da ben 250 firme di cittadini residenti. La Procura si è subito attivata, il NOE è subito intervenuto e di conseguenza la politica ha dovuto fare il suo lavoro che già doveva fare da tempo. Rifiuti di ogni genere, anche speciali, pneumatici, amianto, elettrodomestici abbandonati lungo la strada e dati alle fiamme, cittadini costretti a convivere con l'odore nauseabondo della spazzatura e con i fumi tossici sprigionati dai roghi. Dopo la bonifica, la battaglia proseguirà per evitare che lo scempio si ripeta in futuro. Nell'ottobre scorso il sindaco Aliberti ha già annunciato l'avvio dei lavori per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza per evitare il perpetuarsi degli sversamenti illegali di rifiuti. Sicuramente sarà un lungo procedimento, ma dobbiamo avere pazienza e dobbiamo sperare e credere che tutto questo avvenga, perché non possiamo stare in un paese, soprattutto in una città come Scafati, della sua importanza, e non possiamo avere campi che possono essere contaminati, oppure tutti questi rifiuti tossici che sono in giro per la città, nelle periferie e in tantissime altre zone. Che qui c'era una porzione di terra dei fuochi. Questa, sì, praticamente era proprio una terra dei fuochi, infatti ci sono stati tantissimi incendi. Noi più che fare un'azione mediatica di denunciare, di avvisare le persone che possono provvedere a questo, non possiamo fare. Quindi speriamo che la politica e giustamente chi deve sorvegliare possa fare il suo percorso e il suo dovere. Gli attivisti pentastellati di Scafati in Movimento non nascondono la loro soddisfazione per il risultato ottenuto e sperano che anche altri cittadini facciano sentire la loro voce per risolvere le problematiche. Noi siamo degli attivisti che, guardandoci intorno, non facciamo altro che denunciare quello che non ci dà più l'opportunità di vivere. Noi cerchiamo dignità ed è per questo che ci muoviamo. Amiamo il territorio, amiamo Scafati, amiamo l'Italia, però amiamo un cambiamento, perché solo se si cambia si può ricevere il bene, e noi abbiamo bisogno di veramente di fare il bene per il territorio, perché solo così noi possiamo chiamarci il bel paese, quel bel paese che ci hanno distrutto.
ci stanno distruggendo sui rifiuti, ci stanno distruggendo su tutto, sul futuro, sul lavoro. Che cosa vogliamo dire? Noi siamo sempre presenti perché dobbiamo portare alla ribalta queste cose.